Pan Bianco TV è Apiti Uomo numero 83. Tra grandi ritorni, new entries ed eventi importanti si detta il futuro della moda maschile. Andiamo a scoprire quali saranno le novità per la prossima stagione invernale. Con che novità arrivate qui a Pitti? Quali saranno i prodotti di punta per la prossima collezione? Abbiamo alcuni progetti a cui teniamo molto. Uno è quello della giubbotteria della linea Typhoon, che è un tessuto ad altissime prestazioni tecniche che utilizziamo già da qualche anno. Noi non facciamo abbigliamento estremo e quindi dobbiamo fare dei capi che non solo abbiano dei contenuti tecnici, ma che siano anche piacevoli da essere indossati. Fino a che punto può arrivare questo upgrading del prodotto nello sportswear? L'upgrading è indispensabile. Se l'upgrading viene visto fine a se stesso, cioè andare sempre più in su perché tutti dicono che la parte che soffre meno è quella più cara, ci sono sicuramente dei limiti, perché a un certo punto ci sarà un rifiuto di prezzi che verranno giudicati non adeguati. Se invece si parla di upgrading nel termine di continuamente, ogni giorno, come delle formiche, rivedere costantemente la qualità della propria distribuzione, a questo secondo me non c'è limite. Per quanto riguarda le fiere, i saloni, trova che ci sia spazio per un salone di più alto livello rispetto a Pitti in Italia? È più alto di Pitti? Non penso. La novità credo che sia un po' vestirsi a strati con maglia piumino. Ecco, noi abbiamo impostato molto quest'anno la collezione su capi leggeri in piuma con dei maglioni che sostituiscono un po' il capo spalla. Per Blaura avete in piano anche diverse aperture? Sì, partiremo con i primi tre negozi in Cina per l'autunno-inverno prossimo. E abbiamo aperto bene il mercato russo, che è un mercato che per noi è interessante. Per la prima volta vendiamo anche in America e anche in Inghilterra. E per quanto riguarda CP Company, quali sono le novità? Ma CP Company, le novità sono che quest'anno è stata scelta una cosa mirata, un evento mirato, l'abbiamo presentata alla stampa di Londra per il Fashion Week. Devo dire con un riscontro molto interessante, e sono convinto che abbiamo alzato un po' il prodotto, e sono convinto che sarà un marchio che soprattutto nel mondo ci darà grossa soddisfazione. Quali sono i prodotti di punta della collezione Erno per il prossimo autunno-inverno? Beh, allora, sicuramente la parte di Erno Laminar, che è questa collezione che fa parte sempre della collezione Erno, è studiata come fosse una collezione di active sport, ma per un utilizzo urbano, dove viene utilizzato fondamentalmente il prodotto Gore-Tex. Quali sono i progetti che avete in corso per il 2013? È l'apertura al bimbo, che partirà con l'invernale 2013. A livello retail di distribuzione? Direi che dopo l'apertura del negozio di Milano abbiamo avuto diverse possibilità di aprire nuovi negozi in diverse aree del mondo. Probabilmente verrà concretizzata, la prima a essere concretizzata sarà in Giappone, nella metà del prossimo anno. Com'è andato il 2012 per Stefano Ricci? Il 2012, anno del nostro 40° anniversario, è stato un anno straordinario. A partire dalla sfilata che abbiamo realizzato all'interno degli Uffizi proprio per la celebrazione del 40° anno, soprattutto con le aperture 8-9 boutique e con dei risultati estremamente soddisfacenti. Non a caso abbiamo appena fatto visto le ultime cifre, siamo a più 54% rispetto all'anno scorso. Quali sono i vostri primi tre mercati? I primi tre mercati, fortunatamente, siamo ben bilanciati fra Stati Uniti
Russia, ex repubbliche russe e Cina in modo praticamente quasi uguale, e il restante diviso fra Europa e paesi orientali. Con quali novità arrivate qui a Pitti come Lubiana? Arriviamo con tantissima proposta di colore, con tantissime proposte nuove di materiali. Abbiamo lavorato tantissimo sui trattamenti delle giacche e abbiamo inventato una nuova giacca che possiamo vedere qua dietro, che è la Fly Jacket, che è una giacca in pratica super leggera, con un cotone, un 100% cotone con la mano cashmere. Ci siamo ispirati alla maglieria proprio di cashmere per un comfort sempre maggiore, e sviluppate in tanti colori freschi proprio per combattere la crisi che c'è oggi sul mercato. Che cosa significa Made in Italy per Caruso? Noi diamo un'interpretazione un po' più profonda e completa del Made in Italy, e cioè non solo che sia fatto con tessuti italiani per un brand italiano e prodotto in Italia, ma che sia anche significativo per il consumatore italiano, perché se noi vendiamo con il Made in Italy anche lo stile italiano, il lifestyle italiano, però poi gli italiani non si riconoscono in questo prodotto, in questo stile, è falso. Non facciamo prodotti che piacciono solo agli arabi o ai russi, devono piacere innanzitutto al cliente italiano sofisticato, allora si può parlare veramente di Made in Italy. Com'è nata l'idea di questa installazione, progetto? Dunque, inizia da molto molto tempo prima, perché in effetti il problema è sempre quello del testimone, di qualcuno che rappresenti un marchio. Allora, invece di scegliere una persona, abbiamo deciso di fare proprio dei testimoni a noi, di reinventarli in maniera tale che risolve il problema come dall'inizio. Il problema dei negozi è quello del manichino, facendo dei testimoni è già come nel negozio il testimone al tuo sempre pronto per te. E poi c'è venuta questa idea di fare questa dimostrazione pacifista all'interno del Pitti Immagine, proprio perché in effetti tutti imitano e tutti vorrebbero essere italiani sullo stile, per cui tutti cercano di imitare il Made in Italy e la maniera di vestire. Loro infatti sono sei personaggi che vengono da sei parti diverse del mondo, che si vestono assolutamente Caruso, per cui assolutamente stile italiano. Com'è andato il mercato nel 2012? Sì, abbastanza bene, l'Italia ha sofferto molto, abbiamo fatto un po' fatica, penso per motivi abbastanza noti a tutti. Fortunatamente l'estero è andato meglio e ha coperto quello che abbiamo un po' perso in Italia, per cui siamo contenti, soddisfatti. Abbiamo chiuso con una leggera percentuale di crescita, per cui insomma, tutto sommato, in un momento così non ci può altro che rendere contenti, insomma. Poi abbiamo aperto Londra, che è stato per noi importante, il nostro primo negozio all'estero, che speriamo non rimanga l'unico. Già c'è in previsione probabilmente a fine febbraio di aprire a Seoul. Insomma, anche questo è un dato positivo che ci fa vedere il 2013 come un anno sicuramente positivo. Per quanto riguarda gli accessori, quali sono le novità? Ma accessori abbiamo fatto parecchi, abbiamo fatto una nuova linea di scarpe dove siamo stati molto attenti ai dettagli. Abbiamo messo queste stringhe in cashmere con un sacchetto per poterle anche portare in giro quando uno viaggia, molto particolare, in un bellissimo tessuto. Abbiamo fatto delle cover per l'iPad e l'iPhone 5 in cashmere, un po' particolari, visto che si trovano in tutti i tipi di pelli, ma in maglia, in cashmere non l'ha mai fatta nessuno, così penso almeno, perché questo è un accessorio nuovo. Ma poi vabbè, abbiamo fatto molto sulle sciarpe, che è un po' uno degli accessori che sta diventando un oggetto cui l'uomo non può farne a meno, e abbiamo ripreso tutte queste vecchie stampe degli anni 50, degli anni 60, quindi questo ci rende ancora un po' più felici di essere riusciti a riprendere qualcosa che fa parte della storia e non siamo andati a prendere cose che potevano essere simili a disegni di altri.